Signore, signori, buonasera e benvenuti qui all'Auditorium della RAI per assistere al concerto della Banda dell'Aeronautica Militare che si tiene in occasione dell'anniversario, del 63° anniversario della Fondazione dell'Aeronautica Militare. Ecco, questa sera la banda, io volevo parlare un pochino della banda dell'Aeronautica Militare e fare insieme a voi un piccolo passo indietro. Risaliamo al 1 luglio del 1937, quando la banda si è costituita con decreto ministeriale. Pensate che il primo concerto della banda è stato tenuto alla presenza di un grande maestro che praticamente ha tenuto a battesimo la banda dell'Aeronautica Militare. Parlo del maestro Pietro Mascagni. La sede della Banda dell'Aeronautica Militare è qui a Roma, alla caserma Cavour, e precisamente al comando della seconda regione aerea, e da questo comando naturalmente dipendono poi tutti gli impegni della banda. Per quanto riguarda l'organico, c'è un maestro direttore, ma nel tempo si sono susseguiti ben tre maestri direttori, dapprima Alberto Di Miniello fino al 1968 e poi dopo Vincenzo Borgia e poi nel 72 il maestro Giuseppe Santurbano. Poi c'è un maestro vice direttore e quindi ci sono 102 elementi. Questi elementi sono composti da ottimi professori che vengono da altre orchestre e da altre bande, oppure da ottimi elementi che si sono diplomati in vari conservatori in tutta Italia. Come si accede alla banda dell'Aeronautica Militare? Tramite un concorso statale e poi si passa al servizio permanente effettivo. Quelli che sono i repertori? Beh, il repertorio è vastissimo. Pensate che abbraccia brani di musicisti che vanno dal 600 fino ai nostri giorni. Vogliamo ricordare i più importanti: Bach, Beethoven, Wagner, dei nostri Verdi, Rossini, Bellini, Puccini, e poi ancora Tchaikovsky, Stravinsky, Bartok, Mussorgsky. Dal 1937 la banda si è sempre esibita in Italia e all'estero in tantissimi concerti ed ha sempre avuto un grandissimo successo non soltanto di pubblico ma anche di critica. Poi dobbiamo anche ricordare che durante la Seconda Guerra Mondiale la banda si è esibita presso le nostre truppe, presso le truppe degli alleati, proprio nei posti dove c'era la guerra. Di che cosa si occupa oggi la banda dell'Aeronautica Militare? Intanto di essere presente nelle cerimonie più importanti negli aeroporti, e cerimonie naturalmente che riguardano l'aeronautica. Poi un servizio d'onore al Palazzo del Quirinale, alternandosi naturalmente con altre bande di altre armi. E poi ancora tiene concerti in Italia, in tutta Italia. Un particolare che mi piace ricordare è un raduno che fa la banda una volta l'anno. Un raduno con tutti gli elementi della banda, ma non soltanto gli elementi che la compongono oggi, ma anche con gli elementi di ieri. Quindi io penso un raduno pieno di armonia e di ricordi. Passiamo adesso al concerto di questa sera che si apre con una marcia. Cettina di Pellegrino Bussone, e quindi la banda dell'Aeronautica Militare Italiana diretta dal maestro Giuseppe Santurbano.